I viaggiatori in Europa stanno affrontando un caos crescente mentre la stagione delle vacanze raggiunge il suo apice. In Germania il personale ha deciso di astenersi dal lavoro per aumentare la pressione sulla dirigenza e ottenere un aumento in busta paga del 9,5%. I sindacati chiedono ulteriori assunzioni, visto che dall'inizio della bella stagione sono saltati migliaia di voli domestici a causa della cronica carenza di personale. Lufthansa non ha fatto un'offerta adeguata nei primi due round di negoziati ed è tempo che i dipendenti esprimano la loro opinione. È uno sciopero di avvertimento, gli effetti saranno visibili. Speriamo che Lufthansa risponda. La compagnia, dal canto suo, cerca di limitare i danni d'immagine a fronte di agitazioni che hanno portato anche a ingenti perdite finanziarie. Sì, purtroppo abbiamo dovuto cancellare 1000 voli fra Francoforte e Monaco a causa di questo massiccio sciopero del sindacato Verdi, il che significa che oltre 100.000 persone non potranno andare in vacanza oggi, come effettivamente volevano fare. Anche la Spagna è colpita dall'azione sindacale. Da parte del personale della compagnia Ryanair, i sindacati spagnoli hanno annunciato ulteriori scioperi nelle prossime settimane, così come le controparti di EasyJet, la sua rivale fra le compagnie aeree low cost. Siccità senza precedenti in Romania. La mancanza d'acqua è chiaramente visibile sul fiume più grande del paese, il livello del Danubio si sta avvicinando a un nuovo minimo storico. A causa dell'estrema siccità si sono formati banchi di sabbia che rendono difficile la navigazione. A valle della diga Arange 2, al confine tra Serbia e Romania, il livello è così basso che sono visibili i relitti delle navi affondate. Nel sud-est del paese, a Bazias, il Danubio ha attualmente una portata di 1900 metri cubi al secondo, la stessa del 2003. Quando la centrale nucleare di Cernavoda fu chiusa per mancanza d'acqua. La portata più bassa del Danubio è stata misurata nel 1992 con soli 1580 metri cubi al secondo. Il distretto di Vranj, nella regione orientale del paese, nella regione della Moldavia, è uno dei distretti particolarmente colpiti dalla siccità. Il terreno è secco, spaccato, un terzo delle terre coltivate è distrutto. Le tre trebbiatrici per il grano sono ferme, il mais è piccolo e senza pannocchie. La siccità ha bruciato tutto quello che c'era nei campi, senza alcuna prospettiva di salvezza. L'irrigazione avrebbe potuto salvare l'agricoltura di questo distretto, ma il canale Siret Baragan, una struttura strategicamente importante per il sud-est della Romania, non è ancora stato completato e può essere utilizzato solo per un terzo. La superficie totale colpita dalla siccità finora è di circa 150.000 ettari. Un monito che dura da 50 anni. Il club di Roma pubblicava infatti il suo primo rapporto, I limiti della crescita, un'analisi per lanciare un allarme al mondo a prendere coscienza del fatto che il nostro pianeta era e resta a rischio per i cambiamenti climatici. Un dato al centro dell'evento delle Nazioni Unite che si è tenuto lo scorso giugno a Stoccolma in occasione della prima conferenza mondiale dell'ONU del 72. Secondo Per Espen Stoknes, psicologo ed economista, nonché membro del club di Roma, si deve agire in modo concreto. La guerra in Ucraina non riduce la crescita globale e non aiuta a salvare il pianeta, questo è chiaro, ha detto. Quello che serve è cambiare il nostro modo di vivere. Dobbiamo riformare il sistema alimentare, reinvestire nelle energie rinnovabili, consentendo ai poveri di accelerare la loro crescita e ridurre così le disuguaglianze. Questo è il progetto chiamato Earth for All. That is what the Earth for All project is about. Secondo i dati di questo studio è dunque inevitabile che verso la metà del secolo ci sia un calo della produzione industriale alimentare, battute d'arresto che porteranno anche a un abbassamento dei livelli di inquinamento e di deterioramento. Insomma, i prossimi 10 anni vedranno la trasformazione economica più veloce della storia. Sempre secondo Espen Stoknes, assisteremo a un costante calo dei tassi di crescita della popolazione. Questo perché le donne avranno maggiore accesso all'istruzione, al mondo del lavoro. Forse anche le pensioni aiuteranno a ridurre la loro insicurezza economica. I tassi di natalità sono in calo dal 1972, ma questo è stato in realtà anche uno dei limiti della crescita. Sempre nel 72 si prevedeva che la popolazione mondiale sarebbe stata di 6 miliardi di persone nel 2000, una cifra molto vicina ai dati odierni. Global population in the
In questo nuovo progetto aggiornato Earth for All stimiamo che la popolazione globale nello scenario di base raggiunga un picco al di sotto dei 9 miliardi prima del 2050, poi inizierà un lento declino, 7 miliardi di persone entro la fine del secolo. These are very heavy trends, Per and the all'economista main si tratta di drivers, as tendenze da non we said, sottovalutare. Per salvare il pianeta si deve puntare su is, istruzione, lavoro, sicurezza e and uguaglianza. work along with economic security we can provide to women all over the world. Ridurre le emissioni di CO2 viaggiando in auto o in camion è quanto promette il biometano prodotto da impianti come questo, che entrerà presto in funzione a Vipiteno. All'origine dell'apparente paradosso, uno studio realizzato dall'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR. Lo studio dimostra come, utilizzando appunto questo particolare biocarburante prodotto a partire da scarti, o meglio, sottoprodotti dell'agricoltura, è possibile ridurre le emissioni di CO2 equivalente rispetto al diesel partendo da un minimo dell'87%, addirittura arrivando almeno 120%. Per che possa ottenersi un tale bilancio complessivo che è calcolato rispetto alle emissioni del diesel, devono verificarsi due condizioni: l'utilizzo di almeno il 60% di scarti agroalimentari nella produzione di biometano e il recupero dell'anidride carbonica liberata durante il processo dal trattamento di letame e altre deiezioni animali che altrimenti la rilascerebbero nell'atmosfera. L'utilizzo del biometano, permettendo di evitare l'emissione di gas serra durante lo spandimento del letame, permette un ulteriore guadagno di CO2 e questo comporta globalmente un'emissione di tipo negativo rispetto allo scenario di riferimento con l'alimentazione a gasolio. In Italia il biogas è oggi utilizzato soprattutto per generare energia elettrica. La compatibilità con infrastrutture distributive e motori a metano fossile gli permetterebbe però sulla carta di rimpiazzarlo completamente nel settore dei trasporti. Principale freno all'orizzonte è il recente stop del Parlamento europeo alla produzione di veicoli con motori termici dal 2035. Di almeno 15 morti e 50 feriti, il bilancio del secondo giorno di proteste a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, contro la missione militare MONUSCO, sponsorizzata dalle Nazioni Unite. Tra le vittime anche due caschi blu di nazionalità indiana. Il contingente è accusato di non fare abbastanza per riportare la calma nel paese, dove sono attivi più di 100 gruppi armati ribelli. Il sì alla nuova Costituzione, imposto dal presidente Kais Saied in Tunisia, ha vinto con una stragrande maggioranza del 94,6%, ad annunciarlo le autorità martedì sulla base dei risultati elettorali. La nuova legge fondamentale attribuisce vasti poteri al capo dello Stato, rompendo con il sistema parlamentare in vigore dal 2014. È stata approvata con un'affluenza molto bassa, di appena il 28%.